Renaccio. Alterazioni genetiche, uomini che passano il confine di definizione umana e che diventano qualcosa di diverso attraverso l'uso di sostanze che modificano tutto il loro, dall'odore del corpo al carattere e ai lineamenti del viso. Piedi e mani crescono in maniera spesso diseguale, la mascella diventa larga e squadrata. Si perdono i capelli, il viso diventa più largo mentre gli occhi tendono ad infossarsi, la struttura ossea cresce e con essa tutti gli organi interni come lo stomaco, il fegato e il cuore. Gli anabolizzanti aumentano drasticamente la produzione di sebo che fa da cultura ai batteri della pelle. Un abuso di sostanze steroidali provoca la ginecomastia, ossia la crescita della mammella sugli uomini con vere e proprie secrezioni di latte. Eppure tutti negano, eppure tutti amano alla follia il proprio corpo come fosse una macchina da far ammirare, lustrata e capace di dare il massimo solo quei pochi giorni utili alla gara. Non c'è guadagno, chi lo fa per se stesso, eppure provocano profonda ammirazione nelle masse giovani. Ma qualcuno si distingue, alla ricerca di una sfida personale da combattere e forse trovandola. Pasquale Filosa, 30 anni, napoletano. Maestro di arti marziali e proprietario di un pub che gestisce insieme a due amici ai piedi del Vesuvio.